Sì? Mi scusi, don Alessio, ma... Buongiorno, don Alessio. Mi dispiace disturbarla così di prima mattina, ma dovevo parlarle assolutamente. Ma che cosa è successo? Sono già venuto diverse volte nei giorni scorsi nel suo ufficio, ma non ho mai avuto la fortuna di incontrarla. Ero fuori, sì. Avrei ormai una certa urgenza per quella pratica che le ho dato il giorno del matrimonio di mia figlia. Ah, sì. Ora ho io il controllo completo dell'azienda, capisce? Però lei non l'ho più sentita. Sì, ha ragione, mi scusi. Se n'era dimenticato, dica la verità. Io dico sempre la verità. È solo un modo di dire, mi scusi. E poi non me ne sono dimenticato, è che in questi giorni ho avuto altri impegni. Certo, certo. Ciascuno di noi ha le sue urgenze, le sue priorità. I suoi problemi, se così possiamo dire. Siamo tutti e due uomini di mondo, ci capiamo. Non ci capiamo affatto. Prego. Comunque, ora io ho assoluto bisogno del suo aiuto. E lei potrà sempre contare sulla mia discrezione. Allora ci conto. Sì. Sempre a sua disposizione. Mi dispiace e mi scusi ancora. Non è come pensa lei. Oh, andiamo. Oh, ma che ti sei fatto il guardia a spalle? E tu chi sei? Sono Marcello, non mi riconosci? Ah, Marcello, mi pareva. T'ho detto che bevi troppo. Vedrate che un giorno o l'altro. Ma fatte una canna. Faccia pesca con la canna. Dammene a me una. Me la faccio io. Ah, già. Tieni. Beh, che fai? Te la fumi? Sì, sì. È buona? La roba è sempre la stessa. No, perché prima quando passavano al bar e Nando con Franco c'era roba di prima qualità. Chi? Al bar Nando, gli amici di Franco Cruciani, quel ragazzo che hanno ammazzato. La gente ammazzata cerco di dimenticarmela subito. Io do, tu paghi e adesso non mi impiccio. Dammi retta, Franco era un uomo montato, un uomo che si atteggiava. Veniva con una ragazza, c'era una macchina lunga da qui a lì. Proprio, chissà che fine ha fatto. La ragazza? Ma che me frega della ragazza, capirai. N'aria mille luci. Roba da night. Io stavo a parlare della macchina, chissà che fine ha fatto. E che fine ha fatto questa Nadia Mille Luci? E che ne so io? Alvaro e Nando non si sono più visti. Oh, ma che mi stai a fare interrogatorio? Ti saluto, bello. Aia. Che succede? Scusa, dov'è? Aia, arriva. Aspetta. Forza. Amleto. Amleto. Non ce l'hai documenti? No. Allora venga con me, avanti. Un momento. Lei ho detto di venire con me. Non faccia resistenza, che è peggio. Cammini, cammini, avanti. Avanti, camminate, camminate, forza, avanti, salute. Acchiappa quello, forza. Vieni qua, vieni. Avanti,
questa è proprio buffa. Io non c'entro niente, giuro. Ero alla stazione per caso, ero andata lì a salutare certe amiche mie. Amiche, ma dove stanno? Solo che stavo senza documenti, può capitare, no? Pertino mia, ma l'ha detto, veramente. Ma io non c'è sto più in mezzo alla strada. C'ho un appartamento lì, ricevo chi mi pare e piace. It's not even my fault, neither. It's not my fault. I lost the thing. I just misplaced it, that's all. You see what I'm saying? I lost the thing over there. I was in the wrong place, that's all. I was just in the wrong place. There's nothing to vivere down there, nothing to eat. Oh, you say, signori? Che ti sei ferito? No, non è niente. Mi sono fatto male scendendo dal furgone. Te do un fazzoletto, così ti asciughi. No, grazie. Prendilo. Grazie. Ma che c'hai? Sei preoccupato? Che è la prima volta che ti piano. Ma vedrai che non è niente. Fanno solo dei controlli, poi ti rilasciano. Magari fossero solo questi guai. Ma te come ci sei capitato qui in mezzo? Lasci stare, per cortesia. Fa un po' vedere. Per favore. Non te la magno mica, sai. Ti sei aiutato un po'. C'è una mano liscia, curata. Secondo me tu non sei per niente un barbone. Puoi ingannare tutti gli altri, non me.